Un settantenne è morto dopo essere arrivato con un infarto all'ospedale di Spoleto. Il personale sanitario ha effettuato tutti gli accertamenti previsti in questi casi, stabilendo che il paziente aveva un infarto in corso. A Spoleto, nelle ore serali, non è disponibile la guardia cardiologica, malgrado il San Matteo sia, almeno sulla carta, un DEA di primo livello. La notizia è riportata dal quotidiano Il Messaggero Umbria. La presidente Donatella Tesei, giovedì mattina, ha chiesto ai vertici regionali della sanità di attivare tutte le forme di indagine interna previste dalla legge al fine di ricostruire celermente quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità e, nel caso di accertare inadempienze, adottare immediatamente i provvedimenti conseguenti, è scritto in una nota della regione. Da quanto appreso, il pronto soccorso del San Matteo degli Infermi si è attivato per trasferire il paziente a Foligno, un trasferimento che però non c'è mai stato, a quanto pare perché, trattandosi del quadro meno grave ed essendo il San Giovanni Battista oberato di lavoro, il tentativo dei medici spoletini è caduto nel vuoto. Poche ore dopo, il paziente è deceduto. Benvenuto al nostro ospite, c'erano dei reflussi audio, è il dottor Massimo De Fino che è il direttore della ASL, USL, anzi Umbria 2. Allora, direttore, stamattina un giornale, un quotidiano, titola infarto lieve per il trasferimento, paziente muore all'ospedale di Spoleto. Come sono andate le cose in realtà? Buonasera a tutti, colgo l'occasione prima di tutto di fare le mie più sentite condoglianze, le mie e di tutti gli operatori dell'ospedale di Spoleto e non solo ai familiari della persona che è deceduta nel nostro nosocomio presso l'OPI del pronto soccorso. Da quello che risulta, fermo restando che abbiamo attivato una commissione interna per una verifica, un'indagine dovuta in questi casi, anche se al momento non risulta nessuna indagine da parte della Procura della Repubblica, voglio chiarire questa cosa per quanto riguarda la USL 2, risulta che sia giunto un paziente qualche giorno fa, il 23, parliamo di una settimana fa, al pronto soccorso di Spoleto, portato tramite chiamata, tramite il 118, per un sospetto infarto. Devo dire che, da quello che risulta negli atti che per il momento sono pervenuti alla mia attenzione, all'elettrocardiogramma fatto già durante il tragitto al 118, l'elettrocardiogramma risultava negativo. Così come, giunto all'ospedale di Spoleto, ci tengo a chiarirlo, era presente il medico cardiologo in turno. C'era, perché insomma, sul giornale c'era scritto una cosa diversa, e il medico cardiologo in turno, che è presente per il momento fino alle ore 20, per carenza di specialisti, si è trattenuto fino alle 22 per seguire il paziente, e ha fatto degli atti al paziente, elettrocardiogramma, ecocardiogramma e così via. Le condizioni cliniche erano buone, era sintomatico se non per un dolore addominale più che toracico. Sono stati fatti ulteriori elettrocardiogrammi, un'indagine specifica che si chiama troponina, che all'inizio risultava bassa, poi man mano è aumentata. Sono stati richiesti richieste delle consulenze telefoniche ai colleghi sia di Foligno che di Terni per un eventuale trasferimento. È stato reputato ancora il paziente in condizioni stabili e quindi non era previsto un ricovero urgente per il reparto specialistico. Il paziente risultava in buone condizioni, si stava riprendendo. Poi alle 7 del mattino c'è stato questo arresto cardiaco, sono intervenuti gli anestesisti che sono lì H24 per tentare la rianimazione, però il paziente è deceduto. Non si tratta di una cattiva gestione di tutto quanto, ma piuttosto potrebbe essere una valutazione clinica sbagliata, oppure, come dire, accade. Sono con la commissione che è fatta di esperti che andranno a valutare poi tutti quanti gli atti fatti che sono stati eseguiti presso il pronto soccorso. In ogni caso c'è stato un decesso, dobbiamo andare a valutare le motivazioni del decesso. Io, pur essendo medico, non
non mi vorrei esprimere su quello che può essere successo. Fatto sta che l'elettrocardiogramma, le posso assicurare che è un elettrocardiogramma negativo per infarto. Poi non esiste un infarto minore o uno maggiore, esiste un infarto per cui si può avere un trattamento tramite stemi, tramite chiaramente l'emodinamica e quindi interventi di stent o meno. In questo caso non è stato valutato un intervento di tipo specifico di urgenza attraverso l'emodinamica. Nel caso specifico sarebbe stato possibile fare questo intervento di emodinamica interventistica all'ospedale San Matteo degli Infermi? Di Spoleto no, non c'è l'emodinamica, quindi sarebbe dovuto andare o a Foligno o a Terni, tant'è vero che sono stati contattati i colleghi sia di Foligno che di Terni, sono stati messi al corrente della situazione, è stato inviato, credo perché poi si dovrà essere valutato, ma in questi casi si invia l'elettrocardiogramma, si ha una visibilità dello stesso e si decide poi che cosa fare assieme. Ripeto, non è stato ritenuto perché il paziente nel frattempo dava segni di miglioramento da quello che ho potuto vedere. Bene, grazie dottor Massimo De Fino, il direttore della OSL Umbria 2 di Terni. Abbiamo parlato di questo argomento che è insomma molto sensibile, ma che in qualche misura va chiarito, suppongo, perché lei ha detto che c'è già un'indagine interna all'azienda. Un'indagine interna dovuta. A questo punto per il caso specifico per poter eventualmente andare a individuare anche responsabilità. Grazie ancora, davvero, buona serata. Buona serata a lei. Avrebbero spacciato in pochi mesi stupefacenti per un valore economico di quasi 26.000 euro tre cittadini di origine albanese arrestati dai carabinieri nella zona di Orvieto. All'alba di giovedì, i militari del nucleo operativo della compagnia di Orvieto, con la collaborazione delle stazioni e della liquida cinofili di Roma al termine di una complessa attività investigativa, hanno eseguito le tre ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP del Tribunale di Terni su richiesta della Procura di Terni. Gli arrestati sono ritenuti responsabili dei reati commessi in concorso fra più persone, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e hashish. La complessa attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Terni, che ne riferisce in una sua nota, ha consentito di accertare come sodalizio criminale gestisse lo spaccio nei territori dell'Alto Orvietano, principalmente nei comuni di Fabro, Monteleone di Orvieto e Montegabbione, fino a divenire un punto di riferimento dei consumatori della zona. Diversi sono stati i recuperi di sostanza stupefacente nei confronti di svariati consumatori e le segnalazioni amministrative conseguenti. A tale riscontri sono seguiti un'attività tecnica di intercettazioni e numerosi servizi di osservazione. L'indagine, riferisce alla stessa procura, ha permesso di ricostruire come, tra la fine del 2021 e i primi mesi del 2022, gli indagati abbiano svolto 386 cessioni di droga, di cui 374 di cocaina e 12 di hashish, per un totale di 376 grammi di sostanza stupefacente ceduta, per un controvalore economico totale di 25.720 euro. I tre arrestati sono stati trasferiti al carcere di Terni. A 20 anni dal suo omicidio, Toro sul Trasimeno ha ricordato Emanuele Petri, il sovrintendente capo della Polizia di Stato, ucciso in un conflitto a fuoco con le cosiddette Nuove Brigate Rosse, in un intervento che portò all'arresto di Nadia Lioce e al sequestro di materiale risultato decisivo per le indagini. A Tuaro, il centro umbro del quale era originario, Petri è stato ricordato dal capo della polizia Lamberto Giannini, dai sottosegretari all'interno Emanuele Prisco e Nicola Molteni. Cerimonia che si è svolta alla presenza della vedova di Petri, Alma, del figlio Angelo e dei loro familiari. Presenti anche il prefetto Franco Gabrielli, il vicepresidente della regione Umbria Roberto Morroni e il procuratore generale Sergio Sottani. Al teatro dell'Accademia di Tuaro è stato presentato il volume Un poliziotto di nome Lele, dedicato alla storia e alla memoria del sovrintendente, omaggiato della medaglia d'oro al valor civile. Il libro parla di una storia romanzata in cui l'autrice, Cinzia Corneli, dà voce a tutto ciò che c'è dietro la notizia di cronaca, portando alla luce le emozioni e i sentimenti nascosti dietro ad una famiglia distrutta dal dolore. Il comandante del Corpo di Polizia di Arezzo ricorda ad una platea gremita di persone che conobbe Emanuele all'età di 14 anni, quando fece la sua prima impennata con il motorino. Parla di rispetto e di stima verso quest'uomo e lo rammenta come una persona brillante, attenta e dotata di una cura particolare. La sicurezza, conclude il capo di polizia Lamberto Giannini, è un bene prezioso che appartiene a tutti noi e dobbiamo proteggerlo per il nostro paese affinché non venga mai disperso. Nel mese di febbraio sono stati oltre 17.000 i passeggeri transitati all'aeroporto internazionale dell'Umbria San Francesco d'Assisi, un dato in crescita del 147%
rispetto al febbraio 2022, quando i passeggeri furono 6.917 per via della sospensione di molti collegamenti a causa del Covid, e del più 71% rispetto al 10.009 del febbraio 2019, periodo pre-Covid. Lo ha comunicato la SASE, società di gestione dello scalo, andando ad analizzare i dati del traffico nel periodo novembre-febbraio. Nella stagione invernale 2022-2023 sono transitati 68.806 passeggeri, pari ad una crescita dell'88% rispetto allo stesso periodo del 2021-22. I passeggeri furono 36.647 ed è più 52% rispetto alla stagione 2018-2019 pre-Covid, quando ne transitarono 45.266. Gli incrementi, spiega SASE, sono stati possibili grazie ad una programmazione che anche nel periodo invernale è stata più ricca rispetto al passato, permettendo una ulteriore inversione di tendenza che conferma la crescita dell'aeroporto dell'Umbria durante tutto l'anno. Verrà inaugurato venerdì 3 marzo alle ore 17.30 all'Istituto Serafico di Assisi il nuovo ciclo di lezioni della Scuola Sociopolitica Diocesana Giuseppe Toniolo. Sentiamo subito la direttrice Francesca Di Maolo. La pace è un bene necessario e tutti siamo chiamati ad impegnarci ad ogni livello. È proprio questo che scopriremo quest'anno all'interno della Scuola Sociopolitica. I tanti livelli, i tanti ambiti in cui possono essere costruiti dei percorsi di pace, a partire dalla dottrina sociale della Chiesa, che tanto dedica nella sua riflessione a questo tema. In che modo i cristiani veramente possono essere parte attiva della politica? In particolare noi cristiani siamo chiamati ad impegnarci per il bene comune e siamo chiamati ad impegnarci per la giustizia sociale, perché è proprio la comunità, il bene comune, il tema della giustizia sono centrali nello stesso Vangelo, e quindi per noi più che mai è importante questo impegno in ogni ambito, perché poi alla fine non verremo giudicati se ci dichiariamo credenti o meno, come diceva il giudice Livantino, ma se siamo stati credibili, e abbiamo bisogno per questo di una bussola, abbiamo bisogno per questo di un confronto, e quindi è necessario partire prima di tutto da una formazione sulla dottrina sociale della Chiesa. In questi 10 anni, Francesca, come è cambiata la scuola? Abbiamo incontrato tantissime persone, sono centinaia le persone che hanno seguito i nostri corsi, incrociato la nostra formazione, abbiamo instaurato tante relazioni, perché ormai ci sono anche delle presenze costanti all'interno della nostra scuola, no? L'università che è presente a seconda dei temi con i propri professori, penso all'Università di Perugia e non solo, la stessa CISL che ormai negli ultimi anni è presente con i suoi dirigenti che vengono a seguire le nostre lezioni e in molti casi vengono anche ad esporre quelle che sono alcune tematiche. Poi soprattutto abbiamo scoperto insieme la ricchezza della dottrina sociale della Chiesa, e quindi le persone che si sono avvicinate quasi con sorpresa hanno potuto apprezzare questa grande riflessione della Chiesa sui temi della quotidianità del mondo, sui contesti internazionali, sulle questioni sociali, le questioni economiche. Venerdì è il primo appuntamento, con chi e poi dove trovare le informazioni per chi si vuole iscrivere e partecipare? Questo appuntamento verrà aperto dal professor Ugo Villani, noto professore di diritto internazionale, quindi entreremo proprio nel vivo anche di una lettura sulle vie possibili di pace rispetto alla guerra in Ucraina. Chi volesse partecipare online deve farcene una richiesta scritta per email per avere il link. Benvenuta alla nostra ospite, la presentiamo lo stesso anche se è conosciutissima, è l'avvocato Francesca Di Maolo, che è presidente dell'Istituto Serafi. Ma domani, presidente, comincia la scuola di sociologia politica, possiamo chiamarla così, ispirata a quel grande personaggio beato Giuseppe Toniolo.
una figura di grande riferimento per la cultura, per l'insegnamento, per la Chiesa, un po' per tutti. Che figura era quell'uomo, Presidente? Ma è l'esempio di un santo della quotidianità, un economista, padre di 5 figli, che però ha fatto dei principi della Chiesa i principi poi li ha articolati nel vivere quotidiano, li ha articolati nell'economia, li ha articolati proprio anche per l'impegno politico, e quindi ci ha lasciato una grande testimonianza. E non è un caso, rileggevo da poco anche le premesse alla Costituzione di La Pira, non è un caso che tanti dei nostri costituenti in assemblea si sono ispirati proprio alla figura del Tognolo per edificare la nuova casa. Quanto è attuale il suo pensiero adesso, soprattutto lui che si è sempre prodigato per rapportare la politica, il pensiero alle persone meno abbienti, alla povertà, alla difficoltà? Quanto è attuale il suo pensiero adesso, soprattutto a fronte del fatto che siamo sotto guerra tra Russia e Ucraina? Sì, non dimentichiamo che lui proprio si era impegnato anche per la costruzione di un'istituzione internazionale che dovesse poi anche preoccuparsi principalmente dei temi della pace. Ma se devo individuare un aspetto di grande attualità, io torno alla sua visione, alla visione di una società che è, come provo a descriverlo, un tessuto, no? Un tessuto che viene costruito con il filo delle relazioni. E questo filo che cosa unisce? Unisce tutti gli organi intermedi in cui si svolge la personalità di una persona: la famiglia, il lavoro, il sindacato, fino ad arrivare allo Stato. Questo, e lui diceva che quando i rapporti tra questi organismi si interrompono, il rischio è di lasciare l'uomo da solo, l'uomo un po' alla deriva, e il rischio è anche di trovare uno Stato che parla esclusivamente con l'individuo. Da lì il rischio del populismo, il rischio di derive, no, di tipo autoritarie. E questa è una cosa che io oggi trovo molto, il rischio di perdere questi legami tra gli organismi in cui, diciamolo chiaramente, si svolge la nostra democrazia, perché la democrazia non si esprime né solo nel voto né nei like, ma nella partecipazione reale. È ben altro, chiaro. Senta, a proposito, prendo un po' a prestito il termine doloroso di deriva, abbiamo assistito in questi ultimi giorni al disastro di Cutro, al disastro delle porte, alle porte dell'Italia, della Calabria. Io penso che decisamente Toniolo avrebbe costruito una società diversa, più accogliente. E noi non ci stiamo più riuscendo, Presidente, la porto fuori strada, ma io so che lei non si sottrae mai. No, la visione è proprio questo, perché i legami non sono soltanto all'interno di, diciamo, di una dimensione nazionale, i legami poi proseguono nella comunità internazionale. La dottrina sociale della Chiesa ci insegna a guardare alla famiglia umana e ci insegna le responsabilità che abbiamo nei confronti della famiglia umana. Quel tessuto che prima delineavo è un tessuto che parte dalla persona, ma arriva anche alle comunità internazionali. Quindi noi, e non è un caso che noi la lezione di domani, la prima giornata della scuola sociopolitica, viene aperta da un professore notissimo di diritto internazionale, proprio perché a volte abbiamo perso un po' anche la cultura giuridica, ma anche la cultura politica ad una dimensione internazionale. Parliamo appunto di domani, al di là della presenza. È rivolta a chi questa scuola, Presidente?
Beh, a chiunque vuole, diciamo, approfondire, i temi della dottrina sociale della Chiesa in un'ottica di attualità. Quello che noi, cioè la dottrina sociale della Chiesa ha un grande patrimonio di riflessione, è la riflessione che viene fatta su tante dimensioni che riguardano la persona, quindi che riguardano le questioni sociali, l'economia, il lavoro, la famiglia, la dimensione internazionale. E quindi c'è una grande ricchezza che, diciamo, molti non conoscono. Quindi lo scopo di questa scuola è principalmente questo, e nello stesso tempo quello anche di approfondire dei temi di attualità. Quindi nel programma non mancherà l'incontro proprio di dottrina sociale della Chiesa sul magistero delle encicliche che si sono succedute dalla Pacem in Terris fino alla Fratelli Tutti, ma poi anche il grande tema di quest'anno è la pace. Avremo lo sguardo del diritto internazionale, ma anche quelle vie della pace che noi possiamo coltivare a partire dai nostri ambienti, no? Quindi ci sarà il momento della scuola, ci sarà una lettura sul fronte della cura e pace. Quindi capire le vie che possiamo intraprendere tutti. Ricordiamo, Presidente, poi la lascio, l'orario di domani pomeriggio. Domani alle 17:30, chi fosse all'Istituto Serafico, ma chi fosse interessato a seguire, può chiederci il link. 2 anni fa siamo stati hackerati, quindi il link non lo possiamo rendere pubblico. Succede anche questo, purtroppo. Non lo possiamo Però insomma. rendere pubblico, basta mandare una mail all'indirizzo che si trova anche sul sito della diocesi di Assisi e potrà partecipare. Quindi è importante anche iscriversi a questa iniziativa. Presidente, grazie, a presto, ci vedremo domani per l'inaugurazione. Grazie, a Arrivederci, presto, arrivederci. arrivederci. L'agognata, la sperata vittoria non è arrivata per il Perugia perché sulla propria strada ha incontrato un Como decisissimo, come dimostrano i 7 ammoniti in tutta la gara, 11 complessivamente, gli altri 4 sono stati, i cartellini gialli sono stati sventolati nei confronti dei giocatori perugini. C'è da dire però che se anche la squadra di Castori ha riportato a casa soltanto un punto, ha messo in luce un grande carattere, una grande volontà di vincere. D'altro canto mancavano 7 giocatori ed è come se un terzo delle armate, soltanto un terzo, mancassero ad un esercito che va in guerra. Un onere pesante da mettere in conto. In questa partita comunque si sono viste buone cose, non solo sotto il profilo, dicevo, caratteriale, ma anche sotto quello del gioco, per esempio Struna, Lisi, soprattutto un Santoro veramente giocatore a tutto campo, ha salvato diverse occasioni e si è messo in luce con tiri e conclusioni molto pericolose. Sulla sua strada ha trovato un avversario, un portiere avversario con miss molto inserata, per cui non ha potuto segnare come gli altri suoi compagni, ma insomma si è messo veramente sul proscenio da applausi. La Ternana ha riportato un pareggio, come abbiamo visto, da Palermo, e questo sottolinea, vista la prova molto buona anche sotto il profilo tecnico dei giocatori rossoverdi, sottolinea, dicevo, il feeling che esiste tra i giocatori e la squadra e l'allenatore. Lucarelli era stato giubilato
quando la Ternana era al sesto posto in classifica. Ora, dopo l'esperienza Andrea Azzoli, la Ternana si trova fuori, sia pure di poco, dalla griglia dei play-off. Ecco, qualcosa dirà pure questa situazione. Credo che Lucarelli sia in grado di riprendere al meglio in mano le redini della squadra e di affrontare le prossime 11 partite di campionato con un piglio diverso da quello dell'ultimo periodo. Le due squadre sono attese ora entrambe domenica pomeriggio da incontri decisivi. Il Perugia sale a Bolzano, dove il Sud Tirol, l'accento va sulla O, mi raccomando, anche ai colleghi che continuano a definirlo Sud Tirol, è Sud Tirol, parola tronca, e si giocano molto perché la formazione tirolese è quarta in classifica e vuole migliorare, è un risultato davvero eclatante per Bisoli e per i suoi ragazzi, per la realtà, per l'ambiente di Bolzano. E quindi cercheranno di tutto per vincere. Il Perugia dovrà affrontare questo impegno con la massima determinazione, così come la Ternana, che invece riceve il Benevento, squadra che incredibilmente si trova nei bassi fondi della classifica. La speranza dei rossoverdi è di vincere e questo farebbe strizzare l'occhiolino anche a Perugia, perché il Benevento è squadra che deve tirarsi fuori dalla lotta per la salvezza e, perdendo con la Ternana, pregiudicherebbe i suoi sogni e farebbe invece risplendere il sorriso sui volti dei perugini.